mister Roberto Breda dopo Livorno-Chievo. Disse: com'è possibile che tutte le volte si gioca meglio degli avversari? Andiamo a segnare più gol degli avversari e poi ci ritroviamo con un pugno di mosche in mano e troviamo la via per perdere le partite. Perché forse ci sentiamo troppo bravi e pensiamo solo a giocare, invece non è così, perché quando tu giochi a calcio, soprattutto dietro nella fase difensiva, devi pensare a difendere, devi pensare a non subire gol. Invece noi non abbiamo fatto una partita senza ancora subire gol, e lì passa tutto il segreto, perché tu puoi fare anche, cioè già se non pigli gol inizi a pareggiare, e invece come attenzione, come concentrazione, facciamo degli errori che sono tutti evitabili, ma sono quelli che ti costano caro. Cioè, l'impressione è che quando si va in vantaggio si comincia ad avere timore reverenziale degli avversari, il famoso braccino corto del tennis, aver quasi paura di andare a vincere, perché poi arrivano retropassaggi, arrivano quei giochi ingenui che poi andiamo a nozze gli avversari. Ma non lo so se è così, perché a me sembra più che altro che siamo superficiali e più che paura di vincere non ci rendiamo conto che bisogna aumentare l'attenzione, perché ci sta anche che gli avversari inizino a spingere quando vanno sotto. Il problema è che quando lo fanno devi avere le giuste coperture, le giuste attenzioni e concentrati di più sui duelli individuali, cosa che invece poi per un motivo o per l'altro te le regaliamo e ti costano caro. Senta, senza mettere la croce addosso a nessuno, però alla vigilia del campionato sembrava che il reparto più tranquillo fosse stato, più sereno, fosse stato la difesa, e invece in questo momento è proprio invece il reparto che sta creando maggiori problemi. Perché dopo l'anno scorso ci pensiamo bravi, abbiamo fatto un bel lavoro, però ci siamo dimenticati che il lavoro è passato attraverso la paura di perdere, la paura di pigliare gol, paure che non abbiamo più e che invece dobbiamo ritrovare più presto.